más, mami, me estás dando más dinero. Gracias que me salvaste la vida. Si no me tocaba entrar muda en el baño. Está bien también así. C'è il palo. Lì. Ai miei amici piace. A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Tiene cambio o me lo das en 50? ¿Cuánto? 90, barato. No, dame cambio. ¿Qué haces, mami? ¿Por qué? Mira, me dices 90. Me estás dando más dinero. No, está bien. Mira, 1, 2, 3, 3.50 y 60 pesos son 4.10. Sí, Sí, 4.10. Ahí está. Mi sta dando di più? No, 500 meno 90 fa 410. Ah, perché ho visto. Sì. Brava. Sì. A ver, era solo per aver se te acuerdas le scuole. No, sì, todavía funziona mi mente. Funziona. Funziona. Gracias que me salvaste la vida. Se no me tocaba entrar nuda nel bagno. Mi modo. Está bien también así. Tacchino! 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 Eccoci, siamo arrivati a Chacaua. Abbiamo parcheggiato la Nina, che la lasciamo qua, e adesso ci imbarchiamo. Ci imbarchiamo sulla lancia e attraversiamo, andiamo sull'isola, Isola Laguna. E vediamo come sarà. Pago sempre lo che chiedo. No. Le mie parole la lei. Hola. Guglielmo Hotel, ricordati l'hotel. Ho dentro di qua. Mentre Amanda sta contrattando, sta contrattando, faccio vedere qua cosa c'è. Pescado. Va bene? Sì. Ciao. Prima impressione di Chacaua. Molto interessante. No, non è Chacaua, Chacaua. È Chacaua. Molto, molto interessante. Sì. Questa è la cucina del ristorante. A ver se incontriamo una cabaña. Il ristorante migliore di Chacaua. Si è alzato il venticello, si sta bene, alza un po' la voce perché tra il vento e il mare. Allora, ero qua sulla battigia, lì, ecco lì, si vede lo zaino, lì, e mi sono addormentato un attimo. L'ultima volta che ho alzato lo sguardo c'era Amanda che era proprio lì con i piedi in acqua. Sono passati 20 minuti più o meno e mi sono svegliato e non c'è più. C'è le ciabatte, c'è il pareo, ma non c'è più lei, e di là non c'è praticamente nessuno. Di là, dov'è che è? Di là anche non è che ci sia tantissima gente, è scomparsa. Adesso è 20 minuti che sono qua che aspetto e non c'è. Adesso gli tiro le orecchie quando arriva. Non puoi andare via senza avvisare, che fai preoccupare un uomo. Che il mare se l'è portata via. Che tra l'altro 15 metri da dove siamo noi c'è questo cartello che non è bello, no? Ah, tra l'altro, già che ci siamo, lì sono le tartarughe, rilasciano le tartarughine anche qua. Ho visto prima, sono andato a camminare, che ce n'è qualcuna nata questa mattina. Scusate se mi guardo in giro, ma cerco Amanda. Amanda, dove sei? Amanda! Amanda! Guarda che ti tiro le orecchie, Perché non ti vado a preoccupare. Perché ti ho... che no, l'ultima volta ti ho vista lì, che camminavi, poi ho dormito 20 minuti, mi alzo e non c'eri più. E guardavo lontano, lontano. Ecco, questo è il panorama, anzi la vista del nostro ristorante, no? Cosa ti dici?
No, vabbè, aspetta un attimo. Dai, dai, lì ce l'ha. C'è il palo. No, sarebbe qua. Lì. Qua. Ai miei amici piace. Vista dal tavolo di dove pranzeremo. Amanda, cosa ne pensi di Chacawa? Molto bella Chacawa. Mi piace. Che posto ti ho portato? Bravo. Due ostriche. No, sono buone. Assaggiamo. Vi piacciono le ostriche? Lasciate nei commenti se vi piacciono. Buonine. No, buone. Ci hai messo il limone? No, il limone sennò... sì. No, non rovinarle. La cosa negativa di queste ostriche che sono già state staccate. No? Sì. Le mie no. Solo le mie sono staccate. Mm-hmm. Io ne ho mangiate 3. Anch'io. Vai. Abbiamo fatto bene. Ma sì, si vive una volta sola, no? Ma sì, ma poi ci sono i soldi, sono là dentro il portafoglio. Vado a prendere pochi, contati. Ah, io? Ma hai detto 1000, io ho preso 1000. Aspetta, al massimo spendiamo 1000. No, ma... Vabbè, magari volevamo noleggiare la tavola da su. Siamo già... Ne abbiamo già spesi 600. 600 in due? No. A testa? Sono 200 il dormire, 230 la benzina, 100, sì, 500 a testa abbiamo speso, 1000 in due abbiamo speso. Sono di più di 12 comunque, no? 5? No, sono 12. Ah no, quante ne hai mangiate già? 4. 4, 3, 7, guarda. Che gentile, te ne ha date 13. Bravo, grazie. 13. Collezione di ostriche. Mamma mia, che buone. Vai, questa è la tua. No, è tua. Davvero? Eh sì, 2, 4, 6. Wow. Mango and cream, strawberry and cream, pop cycles. And vanilla, strawberry and coconut ice. Ciao, ananas. Vendono il gelato, ragazzi. Afrodisiaco anticoncepto. Acqua di cocco. L'unica cosa negativa è che dentro la plastica, perché ho lasciato il mio cilindro della palapa. Comunque guardate qua che quanta acqua di cocco. Questo qua è un cocco gigante. E c'è anche la polpa. Lì c'è la polpa, ragazzi, lì. Polpa del cocco. Tra l'altro dobbiamo ancora ordinare da mangiare, siamo tutti al ristorante e abbiamo già comprato tutta roba da... già mangiato. Da fuori, roba da fuori abbiamo comprato. E no, siedi qua e gli mangi roba da fuori. Mm-hmm. Sì? Signore e signori, giralo però. Che cosa? Il piatto, se no non si vede. Ma cos'è che ho preso? Ha preso una Lei cosa che si chiama tlayudas. La tlayuda è in realtà questa cosa. La piadina in sé. Non è una piadina perché è fatta col mais. E dentro ci ha messo... la fricolaras, pollo, il pollo. Ha detto che è fresco, quindi avrà appena ammazzato il polletto. Ci ha messo tipo 3/4 d'ora per fare questa cosa, quindi. Sì, forse ha ucciso un pollo apposta per te. Dopo le ostriche, il pollo. Che menù? E in mezzo c'è stato anche il guacamole. E in mezzo c'è stato il guacamole. Questo è tipico di Oaxaca? No, la tlayuda in realtà c'è ovunque. Ah, sì? Sì. Io non la conoscevo. Sì, la tlayuda c'è ovunque. Però in alcuni posti, per esempio a Tepoztlán, zona di Morelos, la tlayuda si chiama tlayuda, però la lasciano aperta, non la chiudono. Ah. Quindi è grande, con una cosa così grande, però aperta. Una spianata, una pizza. De banana, avena y cacao es el mix. Tiene coco o cacahuate y valen 20 pesitos. Vado a... Non riesci mai a dir di no, eh? Vado a Veracruz. Non riesci mai a dir di no ai venditori ambulanti. No, mai.
mai, a meno che non mi vendano della roba fritta o della carne, ma per il resto sì. E quindi niente, quindi Veracruz, Jalisco qualche giorno per mettere a posto due o tre cose, perché lui ha un ecofinca lì, ha un bellissimo progetto di educazione extrascolastica. Ma come altezza è definito? Guardate chi abbiamo incontrato. Ciao ragazzi. Praticamente c'è stata questa antropologa, mia carissima amica, che si chiama Vania, di Cammini e Yoga, con cui faccio un ritiro una volta l'anno che si chiama Yoga e Sciamanesimo. Ovviamente lì ogni volta si scatena, però quest'anno si è scatenato uno che ha detto: ma voi lo sapete che cos'è essere sciamani? E quindi insomma è nato un po' il commento su questo tema qua, non è stato molto... Ma questo dove, su Facebook? Sì. Facebook. Sì, perché dovete seguire. Allora, lei lo su sappiamo Facebook. Che lo sciamanesimo e lo sciamanismo esiste solamente in Siberia e che è una cosa di un certo tipo. E comunque. Fatto dire quando c'è il ritiro. No, aspetta, no, l'hai già detto nell'intervista. No, il ritiro. L'hai già detto nell'intervista. E qual è l'intervista? È quella che dobbiamo ancora fare, che però è uscita venerdì. Anche lei voglio che venga con noi. Vieni. Dove? Scusa, qua nell'altalena. Ah, qua nell'altalena. Ma vi regge? Fare cosa? Sulla, niente, sull'altalena. A fare un, non so cosa sta facendo. Ah, aspetta, c'è sempre presente. Il telefono in mano. Ma non No. Tu, prima tu. Io non ho sempre il telefono in mano. Allora, tu devi aiutarci adesso. Devi tenere fermo l'altalena. Ok. Aspetta. Ti abbraccio così. Hai preso il dondolo? No, non ci far cadere, ok? Altalena, dondolo. Vai. No, devi mettere te un piede qua. Qua. Te un po' più in qua. Questo, più là. No, più in qua. È uguale. Dai. Ci siete? Vai. 3, 2, 1. Dondola. Guarda come dondola. Yeah. Guarda come dondolo. Con il twist. Con le gambe ad angolo. Non abbiamo bevuto niente, pura acqua di cocco e gioia di vivere. In descrizione, in descrizione ci sono i contatti per viaggiare insieme ad Amanda, che lei organizza forse viaggi. Anche insieme a Giulia, perché lei non torna. Giusto, esatto. Se volete venire a trovare in Messico. L'hai detto. L'ho detto, cancello. Cammino di Sofia, no. Vi aspetto. Poi in descrizione... stavo per cadere. Rimettiti come eri prima. No, mi sono sbilanciata. Ecco, vi tengo su io in descrizione tutti i contatti. E se avete perso l'intervista che ho fatto ad Amanda, quella di venerdì, andate a rivederla. E in più anche l'intervista che abbiamo fatto, come si chiama il tipo là? Quella che hai fatto te Miguel, ieri. Miguel del Circolo della Danza. Che si balla. Ah no, non si balla, qua si danza. Sì. Bom, vi saluto. Danza. A domani. Ciao. Guardate che bello questo posto dall'alto. Ciao. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me.